Buongiorno a tutti, sto facendo il pieno al mezzo con la benzina, alla pompa di benzina e niente, adesso andrò a vedere il complesso, quello di grotte, di templi scavati nella roccia e poi tornerò qua all'albergo e per poi andare a Bagan finalmente. Ricordate sempre caschetto, non si può allacciare questo perché si slaccia subito, però l'importante è averlo. Purtroppo l'attraversamento in barca che volevo fare ieri, cioè che è un metodo più semplice, non l'ho potuto fare. All'inizio pensavo che mi volessero fregare perché mi dicevano che costava 5.000 chat, che sono vabbè, su per giù 4,10 euro. Ho detto, ma non è possibile che la gente del posto paghi così tanto, e pensavo che mi volessero fregare, e invece è proprio una questione di quasi legge che i turisti devono prendere una barca a parte, quindi devono pagare 5.000 chat per andare. L'ho capito anche perché che carini mi hanno aiutato praticamente a fare tutta la rampa spingendo a mano il motorino, cioè non era proprio lì, ho visto che c'era cordialità in quel gesto, quindi non volevano farmi pagare 5.000 per fregarmi, ecco. Niente, adesso allora devo andare più avanti in questa direzione, più avanti di là c'è il ponte, passerò, l'allungherò un attimino, però vabbè, fa niente, forse anche meglio così, perché a me l'attraversamento su quella barca lì non è che mi convincesse tanto. Ciao. Eccoci qua, Pomin Down. Come vedete sono praticamente l'unico turista, l'unico turista straniero. Stranamente ci sono anche le scimmie che si arrampicano sui templi. Adesso andiamo a vedere com'è. Il viaggio è stato un po' lungo perché comunque appunto non ho potuto attraversare il fiume, però è stato bellissimo. Se riesco faccio delle riprese al ritorno perché veramente ci sono dei paesaggi stupendi. Niente, saliamo per di qua e poi si va dall'altra parte. Hey. Pacottiglia per turisti, scalini ovviamente perché qua non esistono cose in pianura, cioè tutto pianura, ma costruiscono le cose belle sulle montagne. In lava. Andiamo a vedere. Super scimmia fotogenica. Ecco, cerchiamo di non ammazzarci mentre facciamo le riprese, vale. Se ce la facciamo. Madonna, cioè, non so se rende l'idea. Un pochettino stretto. Guarda qua dentro. Ok, speriamo che non sia elettrificato, no? Ok, sopravvissuto, bene. Ma che bello sto posto! Wow! Vabbè, carta straccia ovunque, ma qua ormai mi sono abituato al fatto che buttino un po' la spazzatura ovunque. Secondo me però su di là è più bello, perché scendendo poi, sì, io provo a risalire. Se il cane me lo... Posso passare per favore? Non mi mordi, vero? Bravo.
Ah, ancora incastrato qua. Ok. Meno male che mi sono portato le scarpe e non sono venuto con le ciabatte. Wow. C'è qua dentro nulla. Vedete, la maggior parte di questi queste mini caverne ci sono dei Buddha. Ok, adesso posso dirlo. Nota al donde di Buddha e di stupa. No, scherzo. È che qua è pieno, è veramente. Non mi è mai capitata una cosa simile da nessuna parte, né in Sri Lanka, né in Laos. Qua è proprio. Molto più pieno.
preso il biglietto del pullman per andare a Niau, vicino a Bagana appunto. Mi sono fermato a mangiare un boccone perché ho tre quarti d'ora di tempo, ho chiesto del maiale ma mi sa che mi sono spiegato male perché mi hanno fatto tutta sta roba qua. Andiamo per ordine. Allora, qua ci sono, penso che siano dei tipo fagioli fritti, non lo so, con del sesamo. Buoni, nulla di trascendentale, però sembra come tipo delle arachidi tostate. Questo invece non ho capito cosa sia. Vabbè, verdurine di sicuro. Forse questo qua è tè, foglie di tè. Loro fanno un'insalata con questa roba qua. Anzi, quasi sicuro che sia foglie di tè. Poi abbiamo, ah, questa qua è una zuppa che portano sempre quando mangiate, di accompagnamento. Sì, è lei. Di zucca bianca. Questo qua, fammi vedere che cavolo è. Ok, questo qua penso che sia il chutney. Sì, questo qua è chutney di pesce. Allora ho capito, praticamente ti portano tutte le salsine per mangiare queste verdure che poi ti portano appunto. Quindi qua abbiamo sempre altre cosine, sempre piccante. Allora, andiamo col piatto forte, sennò qua non mi sbrigo più, che c'ho fame. Questo qua il maiale. Sì, vedete che c'è tutto quanto il grassino, tutta la pancetta. Vai, butta su un pochettino di salsina. Vedi com'è bello, bello sostanzioso. Ok. Come sempre, riprendere e mangiare nello stesso momento è un cavolo di casino, però ci proviamo. Allora, prendiamo un pochettino di riso assieme. Buono. Non è neanche piccante. Maiale tipo arrosto. Nulla, buono, ma nulla di trascendentale. Buono però. Poi non so cosa potrei provare anche. Questo, vediamo questo che cos'è. Questo anche è maiale, vedete? Però queste qua sono tipo, è tipo, wow, questa qua è tipo trippa di maiale. Questa qua sì. Questa qua è trippa di maiale. Trippa di maiale con un pochettino di verdurine. Penso che sia quasi sicuramente coriandolo, cilantro, non lo so. Buono. Mica buono qui. Cavolo, preferisco quello. Sarà buono. Dopo vi aggiorno sul prezzo perché non so che mi arriva la sala assata. Dunque, ho pagato 3800 chat, che sono tipo 2,50 euro, di cui 2000 chat di birra, quindi 1800 chat ho pagato, che sono poco più di un euro per tutta quella roba che mi hanno dato. Ovviamente non ho mangiato tutto quanto perché sto esplodendo, ho finito il maiale, l'intestino. Ho sgranocchiato un pochettino di verdura col chutney di pesce e ho lasciato lì tutto il resto perché, cioè, stavo veramente, non ci stava più niente e mi prendo per il culo. Effettivamente sono abbastanza ridicolo mentre mi riprendo e niente, cioè veramente qua mangiare costa pochissimo. Eccomi qua, sono arrivato a Niau. Mi raccomando, Niau e non Niangu, perché stavo per finire a Yangon, che è la capitale, che è a sud, e mi aspettavano 18 ore di pullman. Fortunatamente poi ho tirato fuori la guida e vi ho fatto vedere dove volevo arrivare. E fa, ah, Niau! Ecco, bravo, quello, non Niangu. E niente, adesso sto andando alla guest house che ho prenotato l'altro ieri.
ho prenotato per stanotte e per domani. Dovrei essere quasi arrivato, perché comunque è lungo questa strada qua. Non è questa. E niente. A tra poco.